Questa è la lettera che stiamo portando in prefettura, fatta dall'Assemblea della Milano Antifascista e Antirazzista, che tiene insieme più associazioni e centri sociali, per andare a dire un'altra volta che è un'indecenza che vengano lasciati sfilare liberamente per Milano dei personaggi che si ispirano all'ideologia del ventennio e che predicano odio e razzismo. Il capo gabinetto ha informato noi formalmente, ufficialmente, che la presenza di Forza Nuova alle 16 qua era motivato dal fatto che gli hanno comunicato che ogni corteo per sabato che loro avessero in programma è stato vietato. Dunque sabato prossimo è vietato dalla questura il corteo di Forza Nuova nel centro città. Questo è quanto è stato comunicato formalmente. È una risposta positiva che non possano sfilare per Milano, sì, di questo sicuramente è una risposta positiva. La motivazione, come sempre, ovviamente è quella, il linguaggio di chi si occupa di ordine pubblico, ovvero ha messo dentro nel conto anche la situazione che c'è con la finale di Champions League e considerato anche quello che è successo, che abbiamo anche noi sottolineato, ma l'avevano ben presente, quanto è successo con i festeggiamenti l'altra sera del campionato, dove sono stati aggrediti da alcuni esponenti di estrema destra che fanno parte delle curve dell'Inter, alcuni cittadini stranieri. Quindi c'è presente anche questo elemento nella decisione della questura, ci è stato detto. Continueremo quindi a fare queste denunce, anche perché c'è purtroppo un ulteriore appuntamento il 29 di maggio previsto da alcuni nazifascisti e ovviamente per gli stessi motivi un gruppo particolarmente pericoloso, gli Hammerskin, e per gli stessi motivi anche quello non dovrà tenersi. Per quanto riguarda la nostra mobilitazione, questa sera ci sarà un'assemblea che probabilmente la confermerà e la rilancerà.